Consigliere, ora che lei se ne va, io rimango solo con le mie responsabilità. Quale ultimo suggerimento mi può dare? Quello che diede Talleyrand a suo tempo a tutti gli uomini di legge. Dica. Surtout, patron des ailes. Soprattutto, non troppo zelo. Arrivederla, consigliere. Soprattutto non troppo zelo. In cui il consigliere Vanzetti ha lasciato il suo incarico, il giudice Salvemini ha già firmato 152 mandati di cattura, che secondo notizie filtrate da Palazzo di Giustizia, giacevano da mesi sulla scrivania dell'anziano e prudente magistrato. La trappola della più grande retata degli ultimi anni è scattata in varie città del nord, del sud e del centro. Nella rete sono caduti personaggi insospettabili di rilevante importanza nel mondo della finanza, delle banche e perfino della politica. Sembra che un'intera giunta comunale sia stata arrestata. Personaggi assolutamente insospettabili sono stati sorpresi e arrestati nel sonno o mentre facevano le valigie per darsi alla fuga. Raffinerie e depositi di droga, covi e arsenali d'armi sono stati sgominati. Dipendenti dei servizi segreti e capi dei cosiddetti poteri occulti, delle mafie parallele, sono stati sorpresi nei loro circoli dove da anni stavano tramando indisturbati contro lo Stato e le istituzioni democratiche. Mentre vi parliamo, l'implacabile retata è ancora in corso. Case private, locali pubblici, banche e perfino inviolati conventi hanno subito l'intervento delle forze di polizia e dei carabinieri che hanno operato l'arresto di un priore, tre suore e di alcuni laici da loro protetti e nascosti nelle celle di clausura. E con questa ultima e poco allegra notizia termina l'ultima edizione del nostro telegiornale. Signore e signori, auguro a tutti una buona notte. Buonanotte, grazie Patellaro. Ciao Perugini, ciao a tutti. Giornalista televisivo Enrico Patellaro? Sì, sono io, che c'è? Dica, desiderano? La dichiaro in arresto. In arresto? Ma che sta dicendo? Ma se mi ha detto che ero simpatico, dottor Perugini, mi hanno arrestato. Sta tranquillo, Patellaro. Ma che tranquillo? Mi hanno messo le manette, mi porto a ricaccio. Oddio, io mi sento male. Scusi, mi ha detto, mi porto in clinica, sono malato di cuore io. Oddio. Signor giudice, buongiorno allora. Signor giudice, sì? È il caso di chiederle se dopo le drammatiche disavventure che ha avuto, lei crede ancora nella giustizia. Ma dopo le recenti amare esperienze, io mi chiedo se è ancora utile investire tante energie per l'applicazione delle leggi. O se invece, rinunciando a vacue speranze e ad aspettative mai ripagate, non ci convenisse accettare l'ingiustizia come regola e non come eccezione. Questo nella speranza, ovviamente, che almeno l'ingiustizia sia uguale per tutti. Scusatemi, signori, ma sono inquisito. I giudici mi aspettano. Grazie a loro.